E andiamo a vedere allora che cosa è successo, come è arrivato questo pareggio di ieri sera per 0-0 tra Empoli e Novara nel servizio di Sara Meini. Vediamo. Il pareggio che non ti aspetti perché non serve a nessuno. Le formazioni giocano con uno spirito ben diverso. L'Empoli vuole riconquistare la fiducia dei tifosi, ma soprattutto vorrebbe i tre punti per continuare a sognare i play-off. Il Novara vuole invece consolidare il terzo posto in classifica. La squadra di Aglietti fa la partita, mostra più freschezza, ma non riesce mai a concretizzare, anche per l'assenza pesante di Coralli in avanti. Il Novara fa fatica ad uscire dal suo campo, ma allo stesso tempo attende i passi falsi della difesa azzurra e quando ne ha occasione parte in contropiede. Bertani scatta in velocità, ma non è nella sua giornata migliore. L'Empoli vorrebbe far dimenticare ai suoi tifosi i brutti risultati delle ultime 6 gare, in cui ha conquistato solo 5 punti, ma la vera azione capita al Novara. Gonzales scappa, Stovini non riesce a bloccarlo, l'argentino manda la palla fuori, brividi per Pelagotti. Prima della conclusione del tempo, Forestieri si mette ancora in mostra, cercando il secondo palo, calibrando però male. Nella ripresa il filo conduttore resta il solito. L'Empoli fa la gara e il Novara attende senza alcun guizzo, almeno nei primi minuti. Aglietti chiede ai suoi concretezza, sembra insomma la fotocopia del primo tempo, fin quando non riappare la formazione di Tesser, ancora una volta con l'azione più pericolosa. Bertani se lo sognerà per molto tempo questo errore davvero incredibile, eppure gli azzurri ringrazieranno più volte Vinci per averli salvati da una sconfitta che sarebbe stata davvero ingiusta. L'Empoli esce ancora tra i fischi di un Castellani deluso per un pareggio che serve a poco ad entrambe le formazioni, ma certamente nulla agli azzurri che vedono sempre più allontanarsi l'obiettivo playoff. Il Novara invece incassa senza infamia e senza lode il punticino. Migliore in campo, Valdifiori.